Come avete letto dal titolo, in questo video parleremo di Amazon Kids, che cos'è, come si attiva, che cosa può far fare ai nostri bambini. Diciamo subito che finalmente è sbarcato in Italia, anche se ho trovato un po' di notizie contrastanti, ma guardando sull'applicazione del nostro assistente vocale ho già visto che c'è la possibilità di poterlo attivare. Che cosa fa Amazon Kids? È rivolto a dei bambini dai 2-3 fino ai 12 anni e dà la possibilità anche ai bambini di poter utilizzare al meglio tutte le potenzialità del nostro assistente vocale. Avranno tutta una serie di programmi dedicati per loro. È possibile attivarlo sia sugli Echo Dot sia sugli Echo Show. Naturalmente sull'Echo Show si ha una resa migliore perché c'è la possibilità anche di visivamente fare eventuali esercizi che si possono fare. Si possono scaricare molte skill che vengono proposte direttamente dal nostro assistente vocale e questo aiuterà il bambino a contare, cantare, ballare, si potranno ballare e cantare anche le sigle dei cartoni animati e tanti altri giochi che insieme al nostro assistente utilizzato al meglio aiuteranno i nostri bambini ad imparare tante cose. Si possono poi ascoltare delle playlist dedicate, si possono fare delle videochiamate, magari possono chiamare videochiamare i nonni, tutto naturalmente sotto la supervisione di un adulto, perché non è che deve stare lì fisicamente l'adulto. Naturalmente Amazon ha sempre dimostrato, sempre più negli anni, di tenerci veramente tanto alla privacy. Voi potete entrare in questa funzione e attivare o disattivare tutto quello che il bambino può fare, quindi può accedere solamente a determinate cose che deciderete voi. In più potete anche dare un lasso di tempo nel quale il bambino può utilizzare questa funzione, in modo tale che non rimanga tutta la giornata incollato al nostro dispositivo. Ma tanto bello, fa tante cose, ma come si attiva? Adesso andiamo a vederlo insieme. La prima cosa che dovete fare è creare un nuovo account per il vostro bambino. Quindi entrerete nell'applicazione del nostro assistente vocali, alla voce impostazioni, il tuo profilo e la famiglia. E lì avrete la possibilità di trovare tutti gli account che avete creato, i profili che avete creato, quindi il vostro, di vostra moglie, di vostra figlia, piuttosto che potete aggiungerne un altro e potete creare quello per vostro figlio. Quindi come dicevamo, come potete vedere qui nella schermata, andate in altro, impostazioni, il tuo profilo e la tua famiglia e qui come vedete io ho i nostri account di famiglia. Potete aggiungere un'altra persona, aggiungendo questa persona andrete a creare tutto il profilo di questa persona, quindi lo personalizzate per vostro figlio e lo create. Una volta poi che avete creato il profilo per vostro figlio vi chiederà l'autorizzazione a procedere perché durante le fasi vi chiederà se è il profilo di un adulto o di un bambino. Voi comunque gli metterete che è un bambino e dovrete dare quell'autorizzazione. Vi ricordo che Amazon Kids può essere attivato su uno o due dispositivi o tutti quelli che avete in casa naturalmente. E a questo si può anche attivare la modalità voce oppure il Visual ID per chi avesse un Echo Show, in modo tale che il bambino venga riconosciuto o vocalmente o la fisionomia del viso. Torniamo indietro, andiamo nei dispositivi, cliccate su Echo e il nostro assistente vocale. Adesso qui scegliete un dispositivo, partiamo da uno, di quelli che volete attivare questa funzione. Io scelgo l'Echo Show, sta caricando, fatto. Poi andiamo sulla rotellina delle impostazioni e come potete vedere scorrendo c'è Amazon Kids. Ora, se io faccio il tap su attiva, mi dice quello che vi ho spiegato prima, quindi vi dice create un utente, un profilo per un bambino e voi dovete dargli l'autorizzazione. Avrete a disposizione Amazon Kids e potrete fare tutto quello che vi dicevo prima. Ma entriamo un po' più nello specifico. Entriamo nell'app del nostro dispositivo vocale, clicchiamo su Echo e il nome della nostra assistente vocale, scegliamo un Echo sul quale attivare la funzione Amazon Kids, io scelgo Echo Flex di Tania, dopodiché andiamo sulla rotella in alto a destra, clicchiamo su Amazon Kids, lo attiviamo col flaggettino, si aprirà la nota che vi spiegavo prima, andiamo su Configura Amazon Kids. E qui possiamo scegliere un avatar, visualizzarli tutti,
io faccio finta di avere un'altra figlia femmina, quindi mettiamo l'unicorno ad esempio, seleziono avatar, poi nome, la chiamiamo Giulia. Ok, selezionato il profilo, facciamo continua. Qui ci chiede l'autorizzazione, noi facciamo continua ancora. E qui dovete inserire la password di Amazon. Una volta fatto l'accesso, vi invierà un codice tramite SMS, lo inserite, vi farà entrare e darete l'autorizzazione. Quindi cliccate su autorizzo. Qui ci dice tutto quello che è abilitato sul nostro dispositivo. Facciamo continua e qui dà tutta una serie di informazioni per far sì che il bambino inizi a giocare con il nostro dispositivo. Come potete leggere, la configurazione è stata completata e per concludere basterà premere sul tasto X in alto a destra. Torniamo nella home. Perfetto, e adesso facciamo una prova. Mettete muto il vostro dispositivo perché adesso dirò il famoso nome. Alexa, apri Amazon Kids. Per trovare qualcosa di divertente, assicurati che il lead vocale di tuo figlio sia riconosciuto nell'app Alexa. Quindi, fai dire a tuo figlio, Alexa, apri Amazon Kids. Per poter attivare l'ID vocale su questo profilo fake che ho creato per dimostrarvi come funziona, entrate sempre nella modalità delle configurazioni dei vostri profili, andate a cliccare su quello che avete creato, in questo caso ho creato Giulia. Dopodiché andrete avanti, vi chiederà di nuovo la password, il codice di identificazione, fino ad arrivare poi a selezionarlo e a dire configura ID vocale. Accetta. Ok, tutto sistemato. Giulia, è fantastico dare un nome alla voce. Ho inviato le informazioni sul tuo ID vocale all'app Alexa. Se vuoi che anche altre persone vengano riconosciute su questi dispositivi, ricorda loro di dire, Alexa, impara la mia voce. Facciamo continua. Abbiamo configurato, adesso teoricamente dovrebbe essere tutto a posto. Alexa, apri Amazon Kids. Ciao Giulia, ci sono così tante cose che possiamo fare insieme. Ogni volta che cerchi qualcosa di nuovo, posso aiutarti a trovarlo. Per iniziare, vuoi skin? O storie? O musica? Storie. Per le storie, prova a dire Alexa, raccontami una storia. Skin. Ho trovato alcune skin che penso ti piaceranno. Quale vorresti? Vi darà la possibilità di selezionare una serie di skill per poter far divertire il vostro bambino. Ma torniamo indietro. Musica. Ok, ecco qualcosa che penso ti piacerà. Ecco un album che potrebbe piacerti. Le più belle canzoni per bambini, le coccole sonore, da Amazon Music. Quindi, come avete potuto vedere, basterà attivare, come vi ho fatto vedere, tutta la modalità e chiedere quelle tre funzioni che dà la possibilità poi di far giocare il vostro bambino. E per la voce, non ditemi che poi non faccio niente per voi, eh? Mi è toccato fare anche la voce in falsetto. Vabbè, comunque, come avete visto, tratte l'inganno, accedeva immediatamente riconoscendo la voce che avevo imitato del bambino o della bambina e mi faceva entrare in questo menu interattivo per poi dopo decidere come procedere. Mi sembra comunque che poi naturalmente scaricando le skill avrete molte più possibilità di far giocare il vostro bambino e di rendere più interattivo e divertente il gioco. Questa era una funzione che è arrivata da poco in Italia e che promettono di avere una grandissima esperienza di insegnamento nei confronti di vostro figlio o vostra figlia. Bene ragazzi, io direi che il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!